Dunque, come avete visto, il coinvolgimento della nostra città e della nostra zona è veramente sostanziale. E questo è stato il merito degli studiosi dell'Accademia Urbente e anche della lettura coinvolgente della scrittrice. E quindi l'Accademia Urbense ha pensato proprio di ricorrere a questo premio Ignazio Benedetto Buffa, la nona edizione, un premio che viene dato per meriti storici, culturali, artistici a personaggi di Ovada e della nostra zona. E per chi non lo sapesse, Ignazio Benedetto Buffa è il fondatore dell'Accademia Urbense nel 1774. Poi per chi volesse sapere qualcosa di più si rivolge al nostro studioso di storia Paolo Lavazzano. Però l'Accademia Urbense è stata, poi questo è stato il fondatore, l'ideatore. E per chi non lo sapesse, Accademia Urbense non vuol dire Accademia Urbana, ma vuol dire Accademia dell'Orba, cioè del fiume Orba che bagna Ovada. E Ovada è nata proprio alla confluenza dello Stura con l'Orba. Allora, leggiamo la motivazione per cui abbiamo dato questo premio a Raffaella Romagnolo, che in particolare per meriti letterari e per l'impegno profuso nel ricordare la storia della nostra zona in particolare. Io chiamerei qua sul palco le autorità, e chiamerei anche uno dei fondatori, dei pochi rimasti fondatori dell'Accademia Urbense nel 1946. Intanto leggiamo la... E praticamente dovrei rileggere quanto ha già letto Luciano. Saper comunicare il respiro del presente, accomunando il passato, virtù di chi possiede il talento di trasmettere vibranti sensazioni incidendo di pennino sul candido foglio dell'esistenza. Ovada, 6 aprile 2019. Questo è il premio. Allora, intanto ringraziare per l'occasione, perché hanno fatto un lavoro, cioè voi non avete idea, veramente, hanno fatto un lavoro magnifico, sono 2 mesi che lavorano su questa cosa, il professor Luzzani, ma tutti, Ivo ha cercato qualunque immagine anche in questi mesi, letto il libro, sì, abbiamo tolto la diga di Molarvio, e quindi intanto per l'occasione, l'idea, la festa, non posso dire più, Nemo profeta in patria a questo punto, no? Quindi proprio sono molto contenta, ma volevo anche ringraziare perché effettivamente dietro il libro c'è il lavoro dell'Accademia, cioè io mi sono servita veramente in maniera a piene mani di quello che l'Accademia ha fatto in questi anni, tanto rotto le scatole, periodicamente andavo da Paolo Bavazzano e gli dicevo, sa, spiegami un po' qui com'è la faccenda, poi lui mi dava i libri, mi indicava i numeri di URSS che dovevo leggere, e tirava fuori le foto, le cose che avete visto che vi ha ordinato così,
a lui mi dava senza sapere io cosa ne avrei fatto naturalmente, no? Quindi la grande generosità, la grande passione che l'Accademia ha nel fare questo lavoro è stata la base di quello che ho fatto io non avrei mai potuto scrivere questo libro senza questo lavoro. Mi dispiace che non c'è oggi perché non sta bene, mi ha scritto Giancarlo Subrero. I libri di Giancarlo Subrero legati all'Accademia sono stati fondamentali per non scrivere delle stupidaggini, insomma, per riuscire a essere, e quindi insomma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Io devo ho un enorme debito di gratitudine nei confronti dell'Accademia per come questo libro, per cosa è diventato, eccetera, perché senza questa struttura io non avrei potuto scriverlo. Quindi insomma non lo dico per piaggeria, però è la verità, insomma. E effettivamente non basta averlo scritto in fondo al libro, è bello poterlo dire davanti a tutti, insomma, è proprio così. Cioè, fate un lavoro con una grandissima passione, con una grandissima professionalità e secondo me anche con una grande umiltà che poi traspare, insomma, ed è sempre una cosa molto molto preziosa, secondo me. Quindi grazie, sono commossa, insomma, veramente contenta. Allora, per dirvi cosa hanno pensato, hanno fatto addirittura questa cosa fantastica. Allora, vedete, questo me l'hanno dato oggi. Questa è una fascetta tipo strega, cioè che si mette sui libri. Adesso noi abbiamo la fascetta del premio Ignazio Buffini, sono orgogliosissima di questa cosa. Grazie.